Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta a Boiano. All'interno del cartellone Natale in Solidarietà, seconda edizione, torna il concerto, come l'anno scorso, del trio Melody. Tre ragazzi insieme per beneficenza e solidarietà. Tante chicche sul palco del Teatro Comunale per questa serata. Allora, entriamo insieme proprio al Teatro Comunale di Boiano e scopriamo insieme il concerto di Natale. Antonietta Romano, presidente della FIDAPA sezione di Boiano. Oggi un nuovo evento all'interno del cartellone Natale in Solidarietà di Boiano con un concerto musicale qui al Teatro Comunale di Boiano. Ancora solidarietà per questo Natale. Sì, il concerto di stasera è At Christmas Time, è l'unico concerto del cartellone del Natale in Solidarietà che reca direttamente il marchio della FIDAPA, perché è una riproposizione in realtà di qualcosa di un modello di successo che già ha avuto modo di trovare riscontro dalla comunità boianese negli anni scorsi. A partire dal 2012 la FIDAPA ha incontrato tre giovani di talento germogliati dal seno della comunità e li ha accompagnati, li ha supportati, perché fra le missioni, cioè nella missione della FIDAPA, c'è anche quello di coltivare le risorse che nascono dalla comunità, che sono poi comunque una speranza di futuro per tutti noi e che meritano degli spazi che magari non riescono a trovare in questi momenti di difficoltà, perché il riscatto del nostro territorio e la ripresa anche da una situazione di crisi gravissima che è nota a tutti, può passare anche attraverso l'arte, la bellezza dei nostri giovani. La FIDAPA è un'associazione di donne molto attenta e sempre presente sul territorio e non poteva non mancare nel Natale in Solidarietà. Certo, il ruolo della FIDAPA nel cartellone del Natale in Solidarietà va oltre l'evento di questa sera. Nel senso che è comunque un'organizzazione di riferimento per il territorio, tant'è che il suo ruolo si esplica anche nel supporto tecnico, organizzativo e logistico all'intera manifestazione che andrà avanti ancora fino al 10 di gennaio. E quindi ci aspettiamo, cioè la manifestazione nasce dall'iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali, ma senza il prezioso contributo, l'apporto delle associazioni e degli artisti che si esibiscono peraltro gratuitamente a fini solidali, non sarebbe stata possibile e non sarebbe ancora possibile, perché ripeto, andremo avanti ancora fino al 10 di gennaio con tantissimi altri eventi, concerti, spettacoli teatrali di varietà, ancora il presepe sul fiume. Speriamo che questa volta il torrente Calderari sia generoso di acque, perché altrimenti le canoe non potranno navigare. Questa è una chicca, diciamo, anche questo è diventato una tradizione, così come l'evento di questa sera, ci tengo a precisarlo, è diventato una sorta di rito nella tradizione natalizia, perché più di altri incontra il gusto della comunità, perché fa rivivere proprio nel suo spirito vero, essenziale, l'atmosfera natalizia. Adesso ci accingiamo appunto a godere di questo meraviglioso spettacolo. Appunto, abbiamo già visto in fila tante persone che hanno preso il biglietto per questa solidarietà per le famiglie
famiglie boianesi, abbiamo visto grandi ma anche tanti bambini. Certo, perché ci saranno anche protagonisti appunto bambini, tutte le fasce d'età che concorrono ad esprimersi, a dare il loro apporto insomma a questa grande manifestazione. Poi per quanto riguarda appunto, io tengo a precisare che tutto è fatto in maniera gratuita e il ricavato è a scopo benefico. La manifestazione del Natale in solidarietà è proprio strutturata su diversi livelli, nel senso che ci sono diversi canali di raccolta fondi e allo stesso modo di distribuzione fondi. Anche la FIDAPA, che è un'associazione che opera nel settore socioculturale, comunque magari è più conosciuta per i suoi eventi culturali, no? Perché soprattutto sul territorio fa questo, però discretamente, in modo sommesso, come deve essere in realtà in questi casi, ha sempre dato da oltre 30 anni, il proprio sostegno alle famiglie bisognose, ai gruppi vulnerabili, in particolare agli anziani, alle donne, perché anche le donne sono un gruppo vulnerabile, e ai giovani che, ripeto, cercano i loro spazi per esprimersi, perché di talento e di capacità la Boiano è capacissima, quindi si riparte da questo. Ed eccoci con la nostra chicca di stasera. Come ci hanno detto, il trio Melody ogni anno si cambia, si portano in scena diverse particolarità. Michelina Romano, amante del teatro, impegnata a Boiano questa sera insieme al trio Melody. Buonasera e auguri per queste feste in corso. Sì, mi hanno chiesto una piccola partecipazione e, dato che la serata è tutta per la beneficenza, ho cercato anch'io di dare una mano. Spero di fare un'ottima figura su quello che mi hanno chiesto di fare, insomma. Io ce la metto tutta, speriamo bene. Poi a me piace, quindi cerco di partecipare anche con quello che so fare. Questo è tutto quello che posso dire adesso. Appunto, l'opera, il teatro che è dall'anima, viene quest'arte, ma Michelina che cosa farà su questo palco? Io devo leggere una piccola lettera di Giobbe Covatta. È impostata sempre sul Natale, è una cosa scherzosa. Io interpreto la Madonna, non sono proprio all'altezza, però comunque cerchiamo di dare un senso a quello che devo leggere, cercando di far ridere, perché questa è una lettera scherzosa, non è una cosa seria. Nel senso che proprio per trascorrere 2 minuti con il sorriso sulla bocca. Che oggi è essenziale perché manca spesso. Anche perché con tanti problemi che ci sono, di crisi, di malattie, questa serata è anche questo, anche far trascorrere alla popolazione, a chi è intervenuta in questo teatro, una serata diversa. Per lasciare un po' fuori dalla porta del teatro i problemi, le cattiverie che ci sono nel mondo. E questa serata è proprio per questo, per stare in allegria, per stare con serenità e trascorrere queste 2 ore così. E Gabriele, stai calma, ma tu esageri, magari non se ne accorge nessuno. E invece se ne erano già accorti tutti quanti e si sono pure messi a fare gli spiritosi. I pastori portavano le pecore nere, gli angeli invece di cantare gloria a Dio nell'alto dei cieli, no, facevano il coro e cantavano e nate un creatore, e nate, come a che? Appunto, serenità e allegria, quello che serve, e quindi può essere anche un messaggio che Michelina vuole dare ai molisani. Sì, un po' di serenità nelle case, un po' di ripresa economica, il che non guasta, anche perché tutto dipende dall'economia, tutto dipende dal stare bene in salute. Tutto questo ci porta a stare sereni, non felici, perché la felicità io penso che ormai è difficile da raggiungere, però trascorrere una vita con pochi problemi porta ad essere felici. Sereni, trascorrere una vita più lineare, non come adesso che si corre, però non si conclude più niente, perché la crisi è quella che ci sta buttando giù.